Matola, trovi Eurogronde e la tua gronda è servita. Eurogronde, telefono 0823 48 11 16 e ti risponde l'ingegner Pietro Di Lorenzo. Pronto, chi parla? Da sempre con Eurogronde. È difficile spiegare quanto è buona e leggera la nostra pizza nera, preparata con cura scegliendo solo ingredienti selezionati. È ancora più difficile farti percepire la bontà della nostra bistecca Tomahawk, unica nel suo genere. È tutto troppo difficile se sei seduto lì. Passa a trovarci. Buonasera, ben ritrovati negli studi di Teleprima Garbage Time, seconda puntata della nuova stagione. Dobbiamo analizzare oggi una sconfitta dopo l'esordio con il Botto, che fu chiuso d'artificio a Varese. È arrivata la prima sconfitta casalinga per la Juve Caserta di coach dell'Agnello contro Torino al Palamaggio, però possiamo analizzare anche tanti lati positivi. Lo facciamo in compagnia, come al solito, di alcuni ospiti. Prima però devo e voglio presentare la mia collega, la mia compagna di viaggio, Roberta Pompani. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Per fortuna c'è anche Giuseppe Bernardo, buonasera. Buonasera Marco e Roberta e buonasera agli amici a casa. Presentiamo subito i nostri ospiti, stasera con noi Daniele Cinciarini, guardia della Juve Caserta. Buonasera a tutti. E il collega giornalista Eugenio Simioni. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Prima di cominciare dobbiamo ricordare che potete interagire con noi tramite la nostra pagina Facebook Garbage Time. C'è Giuseppe che ascolterà, leggerà in diretta tutti i vostri commenti, i vostri suggerimenti. E poi adesso andiamo dagli ospiti. Daniele, grazie per essere venuto. Grazie a voi dell'invito. È un piacere per noi averti qui. Non è facile iniziare con una sconfitta, non è neanche il massimo, però insomma non era nemmeno facile avere a che fare con questa Torino. Non c'è Siva, abbiamo tante difficoltà. Che partita è stata? È stata una partita che prima di tutto abbiamo dovuto sopperire all'assenza di Siva, ecco, che insomma è il nostro regista titolare e che detta i ritmi della partita. Quindi qualche volta nelle prime due partite, sia Varese che con Torino specialmente, siamo andati un po' fuori ritmo, quindi quella già è un po' una chiave. E con Torino è stata comunque una partita per tre quarti positiva, perché comunque siamo stati sempre sopra, abbiamo espresso un buon gioco, eravamo carichi per la prima in casa davanti al nostro pubblico. Purtroppo non siamo riusciti a regalare la partita ai nostri tifosi, e per questo c'è ancora amarezza durante gli allenamenti, ecco, questo lo volevo rimarcare. Però ci stiamo allenando forti per provare a portare a casa subito Cremona e ripresentarci con l'entusiasmo alle stelle per la partita con Milano in casa. Eugenio, tu invece domenica che partita hai visto? Ma innanzitutto io ho visto una partita, vabbè, quella in diretta, ne ho vista anche una registrata in realtà. E devo fare i complimenti prima di iniziare il commento a Peppe Bernardo e a Rosario Pasquarella. Grazie. Perché veramente va sottolineato questo fatto, perché tutti i commenti che ci arrivano dagli altri campi sono veramente poca cosa rispetto a loro due, che hanno fatto un ottimo, veramente un ottimo servizio. Ci anticipi la svelata, l'avremmo fatto alla fine. No. Voglio ringraziare Eugenio perché lo dimostra in questo caso, è uno dei pochi che a Caserta, è uno dei pochi colleghi più grandi di noi che a Caserta riesce a darci dei consigli senza nemmeno che noi glieli chiediamo. Quindi oggi è veramente un piacere. L'anno scorso non potevamo averti con noi perché c'era un'incompatibilità di trasmissione, quest'anno perché con Radio Prima Rete ci stiamo parlando, andate sempre il martedì sera, noi andiamo il mercoledì, possiamo averti qui e tornerai a trovarci. Sicuramente, grazie, se mi inviterete lo farò. Che partita hai visto, Gianni? Niente, la partita in effetti è stata per larghi tratti nelle nostre mani. In sostanza noi nei primi 80 minuti abbiamo giocato in vantaggio per almeno, credo, 67-70 minuti, quindi in pratica chiaramente fa male. E anche qui purtroppo sia Peppe che Rosario ci hanno preso quando a 3 minuti dalla fine hanno già sentito l'odore della partita dove stava andando. Noi chiaramente abbiamo avuto la partita nelle nostre mani sul più 10, poi lì si è chiaramente si è un po' disunito il nostro attacco,
Abbiamo segnato solo 4 punti negli ultimi 4 minuti, per cui è riuscito fuori il nostro problema di fare canestro. Io però, più che criticare, come molti fanno, il nostro attacco, direi che siamo invece già piuttosto a buon punto per quanto riguarda la difesa, che in radiocronaca ho definito addirittura in alcuni tratti abbastanza feroce. Una sua recuperata, per esempio, nel primo tempo, contropiedi che sono stati lanciati, una buona intesa in attacco tra Marco Giuri e Dario Ante, insomma qualcosina c'è stata. Poi chiaramente Daniele Cinciarini, che a fianco a me non tirerà sempre con queste percentuali, per cui penso, certo. E poi ovviamente sono anche d'accordo moltissimo con quello che ha scritto recentemente, proprio oggi, Camillo Anzolini, perché effettivamente Siva non è solo il tiratore, il playmaker, è quello che riequilibrerà probabilmente i giochi di questa squadra e consentirà a Sandro Dell'Agnello e Baglioni di rimettere al suo posto anche Elamin. Principalmente l'abbiamo visto, per quanto relativo possa essere l'importanza della prestagione, però era un'altra cosa, c'era più fluidità in attacco, certo. Ecco. Non voglio trovare scusa, perché non sono un giocatore che trova scuse, ma ci dà proprio quel qualcosa in più. Però ecco, anche il fatto di allenarci magari il prima possibile tutti insieme può essere un... Daniele non l'ha sottolineato questo fatto, ma va detto anche questo, Marco, che in effetti ieri sera, nella seconda parte di allenamento del martedì, per la prima volta dall'inizio della stagione, Dell'Agnello e Baglioni tutti hanno avuto la squadra al completo. Esatto. Quindi questo va sottolineato. Non poi ovviamente troppo, perché poi va a finire che... Poi ovviamente va detto che, insomma, con Siva in campo siamo quelli che hanno battuto, sebbene nel precampionato, Brindisi, con una grande prestazione di Peito. Trento anche. Prima di addentrarci nell'analisi della partita, vediamo... Come da tradizione, il servizio di copertina lo abbiamo realizzato nello specifico su un giocatore che abbiamo seguito nell'arco della partita contro Torino, Mike Downs. Speriamo di riaverlo al meglio presto, intanto questa è stata la sua partita. Si è infortunato il primo giorno di allenamenti davanti ai nuovi tifosi bianconeri sul parquet del Palavignola. È tornato in gruppo a precampionato inoltrato, ricominciando quasi da zero la preparazione atletica. A mezzo servizio, ma in campo per 31 minuti contro Varese e 23 contro Torino. E nella sua prima apparizione al Palamaggio si è già visto qualcosa di interessante, a cominciare dalla difesa. In attacco, la voglia di buttarsi dentro, prima di tutto, penetrando per lo scarico o, se possibile, per il tiro in sospensione. Una soluzione cercata con forza contro la Manital, riuscita poco, ma è un suo classico movimento: riceve palla sull'arco, comincia l'azione di palleggio e se riesce serve un compagno. Decisamente più a suo agio, comunque in contropiede, lo ha mostrato nel primo quarto, servito da Gad forse per il fallo e canestro del 4 pari, gesto di intesa con chi lo ha sostituito durante l'infortunio e azione da 3 punti con il tiro libero segnato. Mike non fa in tempo a tornare in difesa, che è già dall'altra parte, per chiudere la transizione. Manca un po' di forza e la palla non entra, lui non si perde d'animo e prova a darsi la forza. Dalla lunetta però la mano non sempre è precisa e col passare dei minuti la lucidità diminuisce e coach Dell'Agnello lo fa sedere in panchina. Nel secondo tempo, alti e bassi per lui, il tiro, costruito dal palleggio e tentato dalla lunga distanza, non gli sorride. Meglio volare in contropiede e inaugurare i ferri di Castelmorrone con la prima schiacciata. Ma è troppo facile inchiodare senza difensore e allora palla a Giuri, movimento a uncino e viaggio in ascensore per la giocata più bella della partita. Più 9 sul tabellone e la panchina non può far altro che ammirare e scattare in piedi, compreso coach Dell'Agnello, che poi richiama subito la sua ala in difesa. Ant prova ad imitare il compagno, Becky è obbligato al timeout, ma l'attacco si appanna e la difesa si ammorbidisce. La gara si riapre e Mike accusa la stanchezza, in post basso non riesce a trasformare in punti il mismatch contro Giachetti. L'ultimo tiro non spetta a lui, il biondo originario di Seattle non riesce ad essere decisivo come vorrebbe, colpa sicuramente di un inizio di stagione difficile che deve svoltare rapidamente in modo da poter alimentare i sogni di gloria bianconeri. Eugenio, forse Down non proprio al meglio. Quanto c'è bisogno di lui? Quanto la Juve Caserta ha bisogno di lui? Premesso che la Juve Caserta, essendo Dell'Agnello, e noi abbiamo bisogno di tutti al 100%. Mica Downs è rientrato, penso, 3 settimane fa. Quindi è normale, lui sta in precampionato. Lui in questo momento è al mese, diciamo... È i primi di agosto, in pratica, come livello di preparazione. Quindi è anche normale che ci siano, come correttamente ha detto
Marco, degli alti e dei bassi nella sua prestazione. Daniele, rispetto a Varese avete sofferto di più la gestione della palla in fase di impostazione, solo merito degli avversari o c'è qualcosa in più? Ma diciamo, la difesa c'è, poi l'attacco ancora va a tratti, nel senso non siamo molto fluidi, ci perdiamo in iniziative un po' personali. Chiaro, in prestagione era un'altra cosa, nel senso di gioco e tutto, eravamo al completo, mancava solo Mica. Abbiamo giocato spesso contro squadre di Lega 2, che anche Conte, insomma. Sì, ma abbiamo vinto anche con squadre di A1 come Avellino, che comunque ha fatto squadra per i playoff, come per Brindisi, che si deve riconfermare ad alti livelli. Voglio dire, per quanto l'importanza sia relativa, comunque già si stava intravedendo qualcosa. Chiaro che con le assenze e tutto abbiamo pagato un po' in termini d'attacco, sia nella partita con Varese che questa di Torino. Con Varese, la famosa partita del Ciapanò, che disse un po' Sandro, di cui sono d'accordissimo, però siamo saliti in difesa, sì. Abbiamo messo un gradino in più. Qui purtroppo abbiamo pagato due o tre errori difensivi nel finale, siamo stati meno lucidi, e oltre a non fare canestro, ecco, come la partita di Varese, però è vero, è bello mettere la palla a canestro, ma le partite si vincono in difesa, ecco. Se quelle due attenzioni difensive che potevano fare la differenza le avessimo fatte, saremmo qui a parlare di una nostra vittoria, ecco. Poi non voglio entrare nel merito degli arbitri per le due fischiate, insomma, vedremo nel qualcosa finale, un fallo su Di Me sotto canestro vistosissimo, il passi dubbio su Down, abbiamo, e soprattutto il fallo anticipando a Bobby Jones, ecco, quello che è un po' ha lasciato un po' perplessi più tutti, ecco. Perfetto, ci stai anticipando un po' di noi. Smettila di anticipare la scaletta e facciamo riposare un poco Marco, altrimenti poi mi si stanca. Andiamo, come ogni mercoledì, da Giuseppe Bernardo, che pazientemente raccoglie per noi tutto quello che accade sui social network. Sì, e partiamo come sempre dalla pagina Facebook della Juve Caserta, leggendo alcuni commenti dei tifosi bianconeri al post che appunto parlava della sconfitta. C'è Andrea che parla, diciamo, con forza d'animo, dice: ancremo una consiva per vincere, dai, quindi non si perde in chiacchiere. Giovanni dice: peccato, fare 2-2 prima di un ciclo difficile sarebbe stato importante, soprattutto perché ci siamo appassiti nel momento migliore. Comunque gli aspetti positivi sono nel fatto che abbiamo dei discreti margini di miglioramento, così come una buona difesa. Speriamo in una crescita ulteriore di alcuni elementi e forza Juve. Poi c'è il commento di Michele che dice: è mancata la lucidità di gioco nei momenti più importanti. Non si può regalare una partita già vinta, ci vuole più cazzimma. Utilizza proprio questo termine. Poi passiamo a vedere qualche immagine. Questo è Petonzino con la sua famiglia in una delle tante foto scattate da Gennaro Buco, sempre sul profilo ufficiale della Juve Caserta. Questo è un time out invece di Sandro Dell'Agnello. E poi credo che questo sia proprio il fotogramma di cui parlava Daniele prima, ovvero la sua penetrazione a canestro. Infatti c'è Ivanov sulla destra, che poi dovrebbe averlo colpito prima di arrivare al tiro. Sì, peraltro fuori mi ha detto che era un po' era fallo, fuori però abbastanza. Gli ho detto sì, lo potevi dire prima. Abbastanza evidente. Con la regia che ci manda queste schermate ci vediamo anche i risultati e la classifica in Lega dopo due giornate. Arriva la classifica, eccola qui: Reggio Emilia in testa con Trento e Pistoia a quota 4 punti, poi a 2 punti ci sono Brindisi, Bologna, Torino, Venezia, Sassari, Milano, Avellino, Capodorlando e Caserta, ancora a 0 punti Pesaro, Cantù, Cremona e Varese. E ci proiettiamo anche verso la prossima partita. La Juve, lo sappiamo, gioca a Cremona. Eccoli qui, questi sono i risultati: sì, Brindisi-Bologna 81-54, Reggio Emilia-Avellino 87-68, Cremona-Trento 76-83, Pesaro-Pistoia 73-74, Caserta-Torino 63-65, Venezia-Capodorlando 77-76, Milano-Varese 90-62, Cantù-Sassari 75-86. Daniele, domenica avete sofferto anche un po' sotto canestro, non è vero? Ma guarda, sai, quando si perde ci sono mille problemi. Ecco, io penso che si è pagato un po' l'incostanza di una squadra comunque nuova per 10 decimi. Quindi con giocatori di cui posso solo parlare bene, che sono
tutti i miei compagni, però in particolare Marco Giuri e Mohamed Elamin, che stanno recitando anche ruoli un po' fuori dal loro proprio, perché Marco è il primo anno di Serie A, si sta comportando benissimo, comunque sta facendo il possibile e sta dettando ritmi abbastanza chiaro, non ci può chiedere la luna. E Mohamed, che è una guardia, un 2-3, è adattato a playmaker, è chiaro, è tutta un'altra cosa senza Siva, quindi un po' il ruolo di playmaker in questa fase qui della stagione è un po' delicato, ecco. Io spero, come tutti i miei compagni, nel rientro di Peyton, che ci dà qualcosa in più, e credo molto nei miei compagni e penso che già da adesso, da martedì, siamo partiti col piglio giusto. Eravamo già concentrati, pronti a pensare per Cremona, perché il campionato è lungo, si è perso un'occasione domenica, però è una battaglia, non si è persa la guerra totale, voglio dire, il campionato è lungo, può succedere di tutto, secondo me non bisogna andare a vedere, si gioca con Milano, si gioca con... In questo campionato ce n'è segnato da 2 anni a sta parte, tutti possono vincere con tutti, anche lo stesso l'anno scorso nel campionato si vinse con Reggio Emilia e Sassari, cioè, che nessuno ci pensava, voglio dire, quindi la pallacanestro è bella proprio per questo, che non c'è un risultato scritto, quindi noi ogni partita scendiamo per vincere. Chiaro che ci piacerebbe giocare al completo, ecco, quello è. Però chi c'è, ecco, scende col coltello fra i denti. Adesso magari sarà possibile. Eugenio, a me personalmente non è dispiaciuto Marco Giuri in regia, anche qualche alzata di un certo livello. Il mio parere non conta molto, il tuo qual è? E nemmeno il mio conta molto, però a me Marco Giuri piace, insomma, come giocatore assolutamente. A tiro, ha forza fisica, gambe in difesa, vede il gioco, ovviamente in questo momento gli stiamo chiedendo 35 minuti a partita per sostituire Peyton Siva, che probabilmente sarà uno dei migliori, se non il miglior play del campionato. Poi quegli alley-oop non male, insomma, non li devi fare. Sicuramente devi fare, sì, quello è un'intesa. Ma poi, ripeto, io ho letto anche delle critiche, diciamo, mossegli sulla... Magari sui social, questo è il popolo, esatto, dei social, sui social, è sempre molto scatenato. Sì, ma noi l'anno scorso, ecco, è brutto fare paragoni, noi l'anno scorso avevamo Tommasini. Se dobbiamo dirla proprio tutta, secondo me, Giuri è un paio di piste avanti a Tommasini. In generale, è giocatore finito. Più pronto, senz'altro. Sicuramente sì, e oltretutto Sandro Ellagnello ha tantissima fiducia in lui e ha detto che probabilmente sarà una delle rivelazioni di questo campionato. Bene. Parola invece adesso agli allenatori di Caserta e Torino, raccolte per noi da Marco Petriccione domenica dopo la conferenza stampa. Ascoltiamo quindi Dell'Agnello e Becchi. Coach Dell'Agnello, diciamoci la verità, esordire al Palamaggio con una sconfitta non è il massimo, però pensando positivo si può credere, insomma, che questa non sia la vera Juve. Secondo me le cose vanno analizzate, non si parla per parlare. Premesso che anche a me avrebbe fatto piacere esordire con una vittoria davanti ai nostri tifosi, secondo me dobbiamo fare 2 considerazioni principali. La prima è che in attacco siamo molto aridi, stiamo pagando, e non poteva essere diversamente, il fatto di aver fatto tutta una preparazione senza avere mai la squadra in allenamento al completo, e soprattutto paghiamo il fatto che qualcuno deve giocare fuori ruolo, perché ci manca purtroppo il nostro playmaker titolare, che è quello che accende un po' la luce a tutti gli altri. L'altra considerazione che voglio fare è che in mezzo a tutti questi problemi abbiamo dimostrato di essere una squadra che si sbatte, che si aiuta, che non molla, e su questo costruiremo sicuramente le soddisfazioni future. Rimanendo invece su questa partita, forse bastava fare un break un po' più decisivo nel terzo periodo e si sarebbe portata a casa questa partita. Sì, sono d'accordo, perché mi sembra una discreta banalità questa qui. E abbiamo fatto 2 su 18 da 3, bastava... voler proprio semplificare il concetto e far qualche canestrino in più, e quindi mi riallaccio al discorso che ho fatto prima, perché la manovra spesso non è fluida, perché abbiamo un playmaker che avrebbe dovuto giocare meno minuti per quanto bravissimo, un altro che gioca playmaker non essendolo, e noi in attacco facciamo fatica. Cosa può dire ai tifosi in vista della prossima gara, magari rassicurandoli? Peyton Siva come sta? Allora, Peyton Siva dovrebbe aver recuperato, in settimana dovremo metterlo dentro, quindi ci auguriamo che a Cremona possa giocare, e così torneremo allo schieramento pensato in estate, che non abbiamo mai avuto, e soprattutto credo possano aver fiducia avendo visto l'atteggiamento della squadra. Coach Becchi, non è stato un primo tempo esaltante da entrambe le parti, neanche soprattutto per Torino, però siete riusciti a rimanere in partita e alla fine l'avete portata a casa. Sì, noi eravamo consapevoli della... nella forza di Caserta, soprattutto se
si alzava il ritmo quando Caserta alza il ritmo, una squadra che in contropiede fa male. Volevamo controllare il numero di palle perse, il primo tempo non ce l'abbiamo fatto, e direi che siamo stati anche fortunati per certi versi di non aver fatto scappare Caserta. Dobbiamo lavorare appunto sugli elementi che abbiamo, guardando avanti. Chiaramente quando inizi e fai due canestri tutto viene più facile. Lui è un ragazzo che a margini può migliorare molto, certamente deve stare lì con grande umiltà a capire dove è finito, però insomma oggi è stato utile, ha mostrato anche buone qualità. Già molto bene invece sotto canestro, direi, con AB dominante oggi, anche Ivanov, che non è sicuramente al meglio della condizione. Sì, Ivanov lo conoscete meglio di me, è arrivato insomma da poco, comunque bisogno di un po' di tempo per prendere il ritmo della gara e tutto, però già rispetto alla partita precedente è un passo avanti e l'ha fatto, ha fatto un canestro importante alla fine sul tapin, quindi noi ci contiamo e lui, vediamo un po' sul futuro di inserirlo meglio, ecco. Non è il suo compito, però insomma, se vuole può dare un giudizio su questa Caserta. La Caserta è una squadra che ha grande fisicità, noi avevamo studiato la partita contro Varese, avevamo visto che i rimbalzi d'attacco, le corse, i canestri in contropiede erano la benzina che gli dava il ritmo, quindi noi abbiamo fatto fatica perché Caserta è una squadra solida, siamo stati bravi a rimanere attaccati alla partita e poi insomma credo che alla fine negli ultimi minuti siamo stati più lucidi e alla fine credo che insomma abbiamo meritato, soprattutto per questo motivo qua, perché non abbiamo mai mollato, perché abbiamo creduto fino alla fine di poter portarla a casa. Scusate. Se le cose andassero meglio, pian piano ce lo fate, un pensierino alle Final 8 è una follia. No, io credo che in questo momento sia importante volare bassi, prendere due punti. Questa è una partita fra le squadre che sulla carta devono lottare per evitare l'ultimo posto, e quindi per noi è una vittoria importante che ci dà spirito, che ci dà fiducia per il futuro. Ritorniamo subito da Giuseppe Bernardo, che so ha tantissime cose da dirci. Sì, stavolta andiamo a spulciare un po' gli account Facebook e Instagram e di Twitter dei nostri giocatori. Dario Ant ha postato questa fotografia proprio un paio d'ore fa, vado a prenderla, è la didascalia, c'è addirittura un commento di sua zia che dice quanto è bello mio nipote, è davvero un gran bel giocatore. Non si perde questo niente, Giuseppe. È l'alley-oop di Marco Giuli che vediamo proprio vicino a lui mentre lo osserva. Si sono goduti invece rispettivamente a Napoli e Roma la loro giornata di pausa. Victor Gad forse qui è sul lungomare Caracciolo di Napoli, mentre Peyton Siva ha postato questa fotografia da Roma con sua moglie. Peyton Siva che è pronto a far decollare la Juve Caserta, qui ha postato questa fotografia di 4 anni fa di lui vestito da razzo della NASA, e noi ci aspettiamo che porti questa Juve in orbita, per restare appunto in tema. Bobby Jones invece, che è quello appunto più attivo sui social, aveva postato questa fotografia domenica, e la cosa curiosa è che aveva sbagliato i loghi, perché in basso, come potete vedere, ci sono i loghi di Torino e Varese, aveva sostituito quello sbagliato sostanzialmente, si era perso quello di Varese che era rimasto lì, poi si è corretto nel post dopo la partita con il suo scout personale. Ha scritto poi: una sconfitta deludente, avremmo dovuto vincere di 15 facilmente, ma spero che diciamo di imparare da questi errori e poi non permetteremo più che accada. Bobby Jones, che tra l'altro ha pubblicato ieri la web serie di cui parlammo mercoledì scorso, che si chiama Overseas Grind, Overseas Glory. Questi sono alcuni fotogrammi del suo appunto primo web episodio. Chiaramente qui è quello dove appunto presenta Caserta e la localizzazione geografica di Caserta. Una parte dedicata anche allo sponsor Pastareggio, poi presenta i suoi compagni di squadra più importanti, o meglio quelli che conosceva già, Peyton Siva e Mike Adams, con il quale ha condiviso anche la stanza a Varese, credo, e qui sì. Cingerini può confermare. Alcune immagini poi della partita di Varese, quindi uno molto attento, e poi infine le dediche alla famiglia e a sua figlia in versione cartoon. Grazie Giuseppe, ci fermi se hai bisogno della linea, diciamo così. Okay. Eugenio, non si crocifigge nessuno. E Lamin sta giocando in un ruolo non suo, sta giocando anche da regista, da playmaker, però a volte sbaglia coi canestri per sufficienza. Mi correggi o è così? Ma
non so se per sufficienza o perché non gli vengono. Il problema secondo me è che Lamin paga il contratto dell'anno scorso di Gaines e tutti siamo tenuti a dire che, molti sono tenuti a dire che è Lamin il nuovo Gaines, no? Cioè, non offendiamo Lamin, insomma. Non... Fin qui possiamo dire già nettamente meglio quello che abbiamo visto. Sicuramente sì, no, ma in questo momento è fuori ruolo, poi parliamo comunque di un giocatore che non è di fascia elevatissima in quanto a salario, e questo pure va sottolineato, perché non è che abbiamo preso un giocatore da 400.000 dollari. Ne approfitto, leggevo dei commenti dei tifosi, sostituivano Ghiacci con Amoroso, e Amoroso con magari uno dallo starting five, e Lamin con una guardia che adesso fa il titolare altrove. Cioè, calcoliamo che ci sono anche i budget da rispettare, no? Sarebbe bello poter prendere tutti i giocatori che vogliamo, vabbè, ora, come seconde scelte mettere dei giocatori che sarebbero titolari a Milano, però non è possibile. Allora Marco, facciamo un attimo un passo indietro. Noi, diciamo, sono tre mesi che siamo stati ripromossi in Serie A. Noi avevamo fatto un certo tipo di squadra con un certo tipo di budget. Poi un attimino Iavazzi ha dovuto un attimino riorganizzare tutto, dovendo tirare fuori diverse centinaia, se non barra milioni di euro, milione di euro, e quindi chiaramente... Che tra l'altro non è neanche il budget più basso a quanto appunto, leggo da, appunto, appunto, dagli addetti ai lavori. E quindi chiaramente non puoi prendere 5 giocatori da 300.000 dollari, ovviamente. Insomma, è una cosa abbastanza logica. E Lamin è abbastanza una scommessa relativa, perché comunque in Grecia ha giocato bene, e quindi speriamo che da noi, passato il momento di ambientamento, col ritorno di Siva, col fatto che c'è il Cincio che sicuramente gli darà le indicazioni giuste, almeno così ci auguriamo, insomma, possa svoltare la sua stagione. E a proposito di ritorno di Siva, che è una cosa, Eugenio, che ci auguriamo tutti, ovviamente, tutti sia i giocatori che noi, se rientra Siva, fuori Gaddefors? Cioè, come ruoli penso proprio di sì a questo punto, immagino proprio di sì, anche se punto interrogativo. Anche se noi teoricamente potremmo ancora fare un passaggio a un modulo di tipo diverso, no? E perché ritornerebbe il problema del budget. Quindi ritornerebbe il problema del budget di cui sopra, come giustamente dice Peppe. È chiaro che noi credo che come assetto di squadra dovremmo a quel punto tenere almeno per il momento fuori Gaddefors. Posso sapere cosa ne pensi, Daniele? Non devi scegliere un compagno piuttosto che un altro. Tu sei italiano, difficile, quindi diciamo ti tiri fuori dalle botte, come si dice da noi. Sceglieresti? No, io dico, per quanto Gaddefors sia molto utile alla causa, no? Magari non c'ha tanto talento in attacco, però in difesa è uno dei più solidi, ecco. Io direi, ecco, diciamo, di confermare l'idea iniziale, che è quella iniziale della squadra, no? Dare fiducia, perché è stata costruita in un certo modo, certo. Ecco, finché non saremo tutti e finché non si darà l'opportunità di vedere e giudicare in base alla squadra che, insomma, è stata pensata quest'estate, penso, ecco, per quanto Victor ci stia dando una grandissima mano, un ottimo ragazzo che si è integrato benissimo nel gruppo, conosce già il campionato, ecco, questo magari può essere quel qualcosa in più che molti giocatori della nostra squadra non hanno, ecco, che sono inesperti. Per quanto, per esempio, nella Mina abbia giocato in Grecia, però il campionato, certo, italiano è un'altra cosa. Certo. Abbiamo molti esordienti, voglio dire, e solo il tempo poi dirà e confermerà se insomma, certo, le scelte sono un po' giuste o no, però ecco, mi dispiace, ecco, dovesse restare Victor fuori, ma dispiace per tutti, cioè, a parte che queste scelte le voglio lasciare all'allenatore, ecco, così preferire, però se dovessi dire qualcosa, la squadra è stata pensata in un certo modo ed è giusto per... diciamo, ecco, Gaddefors ha un contratto a tempo, ecco, quindi, certo, che scade a fine mese, poi si vedrà le valutazioni della società su noi pensiamo a giocare, ecco, poi. Bene, vogliamo tornare da Giuseppe Bernardo, prima però è tassativa la pubblicità, ci vediamo fra un minuto. Garbage Time, seconda puntata, postazione social, Giuseppe Bernardo. Sì, stavolta ripartiamo da un sondaggio che abbiamo lanciato sulla nostra pagina Facebook, Caserta Torino: chi è stato il migliore delle Bianconeri per voi, chi il peggiore?
Partiamo dal commento di un collega non addetto ai lavori, Alessandro Aita, che dice: il migliore è Bobby Jones, il peggiore è Downs, ma solo per quello che può fare potenzialmente, quindi per quel che ha visto e per quel che ci aspettiamo da lui. Lui ha scelto Micah Downs, poi magari ne parleremo con Daniele qui, che ci dirà la sua. Raffaele invece dice: migliori la Juve Caserta, che consente di vedere ancora la Serie A a Caserta, e mi sento di sposare appieno questo commento. Infine il commento di Domenico, che dice: il migliore Downs in difesa, quindi esattamente l'opposto di quanto detto da Alessandro, il peggiore Marco Giuri. Cosa ne pensa Daniele Cinciarini di questi commenti, di queste imbeccate? Tutto un commento su Downs, sul fatto il peggiore però per quel che può fare, ecco, per quel che può significare per questa squadra. Sì, si potrebbe essere pure d'accordo, nel senso, per le potenzialità che c'ha e per il talento e tutto espresso, che deve esprimere, no? Espresso. Penso può essere anche una buona, ecco, opinione, nel senso, però bisogna tener conto sempre che lui, diciamo, tra virgolette, è in prestagione, perché ha saltato tutto il precampionato, quindi per questo, insomma, c'è da aspettare. E speriamo il meno possibile. Il meno possibile. Speriamo il meno possibile, però ecco, secondo me ci darà una bella mano, ecco. Poi bisogna vedere anche come sarà anche con Peyton, che insieme non hanno mai giocato praticamente, quindi. Anche perché, rimanendo su Downs, il suo pari ruolo, che Andrea Ghiacci, non è in forma, cioè Gad forse fortunatamente, però insomma Ghiacci nemmeno è all'altezza in questo momento fisicamente, ce l'ha detto Coach Baglioni la settimana scorsa. Abbiamo avuto parecchi infortuni, non è un mistero, molti, due o tre in prestagione, quindi purtroppo finché non si recupera la condizione è un po' dura, ecco. Però la cosa che nessuno fa in spogliatoio è, ecco, piangere perché c'è qualcuno fuori, cioè noi, quelli che ci sono, sanno che, insomma, si scende in campo per vincere ogni partita, non importa chi, e quindi noi li aspettiamo volentieri, perché insomma ci fa... Cioè, ci daranno una bella mano, però... È importante anche sentirle queste parole, anche se sono scontate. Bello sentirle. Più che sperare, allora Daniele, forse ci conviene anche iniziare a pregare con tutti questi infortuni. E adesso vediamo, però domenica è stata una domenica a tratti anche commovente, c'è stato un ritorno sul campo, tutti lo ricorderete, Dejan Ivanov. Vediamo. Dejan, prima di tutto come stai? Bene, sono felice che è tornato qua in Caserta, perché io c'avevo un contratto per 2 mesi e, come si dice, luck, fortuna che hai giocato contro Caserta a Caserta, e mi è piaciuto tanto per vedere tutti voi, tutti i tifosi, mi senti molto bene. Tanti applausi, te li aspettavi? Aspettavo sì, perché io, come posso dire, io sento tutti qua in Caserta troppo vicino, come si è stati in questa situazione l'anno scorso, è normale che non è... come una squadra normale, state tutti assieme, vicino, io sento tutti qua, tutti i tifosi, tutti i proprietari, anche gli avazzi, sento troppo troppo vicino. Parlando invece della partita, non avete fatto un buon primo tempo, però siete riusciti a rimanere a galla, infatti alla fine l'avete portata a casa. Sì, no, ma tutti e due le squadre hanno fatto una partita straordinaria, come posso dire. Si giocavano più in difesa, questo mi è piaciuto, però si parla per nostra squadra, noi ho fatto un secondo quarto molto molto male, dove ho ricevuto tanti punti, però ho recuperato questo e fine vinciamo. Qual è l'obiettivo di Torino? L'obiettivo di Torino non posso dire io, deve dire il presidente. Però il mio obiettivo è per vincere più partite possibili da quanto ce l'ho contratto con Torino. Lo fai un in bocca al lupo a Caserta? Sì, certo, bocca al lupo per Caserta. Voglio vedere questa squadra a playoff, perché questa squadra, questi agenti qua deservano questa cosa. Deservano, meritano. Ci vediamo adesso un po' di replay. Coniamo, ci prendiamo dal calcio, dai calciofoli, il termine moviola, e ci rivediamo adesso i passi di Downs. Eugenio, cominci tu a commentare queste azioni. Descriviamole prima di tutto, c'è ovviamente la tentata schiacciata di Hunt, poi la palla capita nelle mani di Mike, che con i piedi a terra si alza e cerca di andare a canestro, però probabilmente subisce fallo. Adesso lo rivediamo, cambiamo anche l'inquadratura. Questo è il gesto dell'arbitro, che evidentemente mima i passi, perché gli fa notare che è caduto con la palla in mano e poi si è mosso. Adesso vediamo se è così, questo è un altro replay. Credo che qui la palla tocchi la spalla di Hunt, e quindi, però poi lì non c'è possesso. No, ovviamente non c'è possesso, i passi poi mi sembra siano stati chiamati proprio a Downs, a Downs, e si vede nel replay.
Eccolo qui, Eugenio, che cosa avresti fischiato tu da arbitro? Non avrei fischiato, avrei lasciato giocare, non c'era passi qua. Era evidente, Daniele, sul campo? Ma io l'ho detto prima, le ultime due fischiate hanno lasciato molto, due o tre fischiate, metto barra tre perché c'è anche il fallo un po' sospetto su di me. Io penso che qua, nel dubbio anche dovesse esserci, era talmente non vistoso che avrei lasciato correre, ecco, non vedo un passi esagerato o passi comunque, quindi questo secondo me non è stato un buon fischio, ecco, sicuro. Adesso rivedendo le immagini, poi sai, in partita è difficile, però rivedendolo due o tre volte la stessa immagine, anche da angolazioni differenti, mi pare che ecco, tutto potesse essere fischiato tranne un passi. Poi c'è un altro episodio, stavolta è probabile che gli arbitri abbiano fischiato bene, lo rivediamo nel pezzo successivo, in un'altra moviola che abbiamo preparato. Si tratta del tiro allo scadere di Mohamed Elamin, è suonata la sirena, non si è capito se c'è stato un leggero ritardo fra il suono e il video, Eugenio annuisce, dice di sì, adesso lo vediamo per quello che possiamo giudicare noi. Eugenio, ti sembrava un canestro regolare o c'è stata la sirena? No, secondo me non era regolare, c'era un palleggio in più purtroppo. Elamin ha fatto adesso un palleggio anche in le immagini. Più. A me personalmente dal campo sembrava che fosse valido, però perché il suono è arrivato un attimo dopo, io ero proprio dalla parte opposta rispetto... No, noi abbiamo visto invece il tabellone, la stop lamp, sì, quindi il tabellone pratica... si illumina, qui lo vediamo sicuramente meglio, finta, arresto, tiro, il tabellone si illumina in questo momento, vedi? Sì. La mano è ancora sulla palla, sì. Poi però il suono è arrivato un po' dopo, questo lo possiamo dire abbastanza tranquillamente, questo è il motivo delle proteste. E ritorniamo allora anche da Giuseppe Bernardo, hai ancora qualcosa da segnalare? Sì, stavolta facciamo un leggero tuffo nel passato perché diciamo andiamo a riprendere sempre tramite social network alcuni giocatori del passato. Scorsa settimana Sean Colson ha mandato in visibilio un gruppo su Facebook perché ha scritto: spero che tutti i casertani abbiano una buona giornata, amo Caserta e l'amerò sempre. E poi, quindi qui c'è stato poi il delirio di commenti e like su questo post. Lui ha scritto: vi ringrazio tutti, spero che state tutti bene, non frequento molto Facebook, quindi non pensiate che quando voi mi scrivete vi ignori, ma scrivetemi su Instagram perché sono molto più attivo lì. Noi siamo andati a vedere su Instagram, c'è questa bella foto di Sean Colson con suo figlio Cody, che ai tempi di Caserta era davvero piccolissimo, non c'è mai venuto a Caserta Cody, però sta crescendo bene, speriamo che prenda le orme di papà Sean. Un altro che a Caserta c'è passato l'anno scorso e c'è passato anche questa settimana perché gioca a Siena ed era impegnato a Scafati, è Chris Roberts, che qui vediamo in un video con Cameron Moore, che sappiamo quest'estate ha avuto un grave problema, è stato in coma qualche giorno. Ecco, vederli insieme negli Stati Uniti quest'estate è bello perché sono due giocatori che sono passati per Caserta, hanno stretto i loro rapporti qui e dall'altra parte dell'oceano ancora si frequentano. E arriviamo all'ultimo, grazie Giuseppe, arriviamo all'ultimo grazie replay da rivedere, l'ultima azione da rivedere alla lente di ingrandimento. Daniele, ci sei anche tu qui perché l'ultimo possesso, eccolo qui, lo faccio commentare a te. Che cosa vi eravate detti come prima domanda da fare nel time out? Cosa vi ha detto coach Dell'Agnello, cosa avevate disegnato? Ma qua sicuramente di fare un tiro veloce, trovare una buona soluzione, aver disegnato un paio di schemi chiaramente. È entrato anche Amoroso? Proprio alla fine, sì, del time out, forse è entrato anche Amoroso, si è messo, diciamo, si è messo un po' più gente con esperienza. E... Andrea, scusa, io questo secondo non era fallo, questo. Rivediamo, guarda. Dimmi. Guarda. Non questo, quello di prima su di te. Io diciamo, c'era Ibi che difendeva a braccio aperte abbastanza, insomma, ecco. Guarda, ormai mi sto cercando di abituarmi, di non protestare più perché c'è già Valerio che protesta per tutti. Sì, sì, che c'è già Valerio che protesta per tutti, ma di contatti ce ne sono stati tanti, sì, ecco, non solo questi su di me, però in generale nella partita molti anche vistosi, gli arbitri permettono tanto, ecco. Purtroppo in casa non... Ecco, sì, il fallo adesso a rivederlo. Adesso un altro replay, c'è cioè il tocco, insomma, sulla mano, insomma, lo puoi, sì, dire? Ormai sì, la partita è finita, il tecnico finita. Così adesso come... a rivederlo, questo... Sì. Qui c'è il fallo, oltre alla gamba, siete anche, infatti, certo. C'è anche uno sgambetto. Così come possiamo dire, secondo me, che forse c'era il fallo di Down su Giacchetti, prima che Giacchetti sfondasse, sì, a centrocampo su, sì, Bobby ma Jones. Diciamo più della parte nostra, purtroppo. Sì. È stato perché fischiato... c'era il fallo sulla linea di fondo tua, sull'entrata, sì, quello di lì, la mazzata che ho preso sotto canestro.
e lo stesso, non so se avete anche le immagini di Bobby Jones che blocca per me, sì, proprio per fallo in attacco che di Bobby Jones. Ero pronto libero, anche quello, cioè, la cosa diciamo un po' più negativa è stata che sono stati tre fischi uno dietro l'altro che in un certo senso hanno un po' indirizzato la partita verso Torino. Non voglio togliere meriti a Torino che è stata più lucida di noi, però rivedendo anche queste immagini, certo, gli arbitri, cioè, su questi tre poi giochi in casa, non giochi neanche fuori, cioè di tre contatti ne fischierai uno, voglio dire. Ormai i due punti sono se andati. Se hanno la nostra percentuale dall'arco, insomma almeno uno su quattro dovrebbero fischiare. Lasciamoci tutto questo amaro alle spalle, proiettiamoci verso il futuro. Domenica la Juve Caserta di scena a Cremona, vediamo. Fa parte del quartetto di squadre ferme ancora a quota zero punti in classifica, ma la Vanoli Cremona non può essere presa sotto gamba dalla Juve. La prossima avversaria bianconera tornerà subito a giocare tra le mura amiche dopo la batosta incassata domenica scorsa contro Trento. Dopo un vantaggio addirittura di 33 lunghezze, infatti, la truppa di coach Pancotto ha subito una drammatica rimonta, conclusasi con le bombe di Peppe Poeta. Ora vorrà subito rifarsi di nuovo davanti al proprio pubblico, potendo contare su tutti gli uomini del roster a disposizione. Adegboye, cazzolato in cabina di regia, il primo detto Ogo, ha già scritto un record all'esordio al Palaradi con un rotondo 5 su 5 da 3 punti. Il secondo, italiano, classe 89, è un elemento chiave per il gruppo, infatti partito in quintetto in entrambe le gare di campionato, anche alla prima persa in casa della Dinamo Sassari. Esplosiva la coppia di guardie Turner-McGee, abili nel tiro da fuori e fastidiosi in penetrazione. Una rosa di giocatori ben assortita con due ali in grado di compensarsi a vicenda, Daron Washington e James Sutherland, un giusto mix tra atletismo e pericolosità sul perimetro, con l'ex Pistoia incisivo con i suoi tagli dentro l'area e il più giovane pari ruolo specialista dalla lunga distanza. Sotto le plance la garanzia Marco Cusin, Cobiliga, pronto a sostituirlo nelle rotazioni. Dalla panchina anche Gaspardo e Mian. La Vanoli ha tutte le carte in regola per puntare ad una salvezza più che tranquilla e per questo deve cominciare a muovere la propria classifica. Vorrà farlo contro Caserta, puntando sulla sua capacità di fare canestro. Nelle due sconfitte, infatti, sono stati 166 punti segnati, a dispetto dei 121 della Pastareggia. Si prospetta una gara a punteggio alto che la Juve potrà gestire al meglio se Siva riuscirà a tornare in campo. Eugenio, che cosa ne pensi della partita di Poeta? Abbiamo visto qualche canestro. L'ho chiesto ieri sera a Pancotto, insomma, non aveva parole. Poeta secondo me avrebbe segnato tranquillamente pure da battipaglia, senza nessun problema, perché ha avuto quelle quattro bombe da 9 metri, un momento di trance agonistica. E poi una cosa importante, Pancotto, che è un grande allenatore e che lavora molto sulla psiche anche dei giocatori, ha detto non abbiamo avuto la paura giusta, cioè in pratica Cremona non ha avuto la paura che Trento rientrasse. Non ci credeva. Non ci credeva e alla fine ha mollato. Quando si sono riavuti da questo momento, oramai era irrecuperabile. Per chiudere la parentesi su Poeta, tu lo conosci abbastanza bene, sì, te lo aspettavi che rientrasse in Italia con questo, certo, con questo impatto? Ma diciamo un impatto lo porta sempre, specialmente come all'inizio viene utilizzato a Trento come play, ecco, che è stato un po' il suo ruolo, il play di rottura. Non mi aspettavo rivedere le immagini, il tiri da un metro dietro i tre punti, perché per quante qualità abbia Peppe, non è proprio il suo, quel tiro non è proprio suo, ecco. Poi mettere quattro bombe anche da distanze difficili, ecco, posso capire i punti di domanda di Pancotto, ecco. Tu tra l'altro torni al Palaradi, tu che sei nato a Cremona, però non ti piace essere definito proprio un cremonese, ti senti più pesarese o sbaglio? Ma io sono di sangue cremonese, sono cresciuto a Pesaro, ho fatto un percorso di giocatore. Sono nato a Cremona perché i miei genitori giocavano tutti e due lì. Ecco, ho girato tanto, quindi mi sento più come un giramondo. Avvaliti della facoltà di non rispondere quando ti chiedono se sei pesarese. Consiglio. Eugenio, non si vedeva. No, so benissimo della rivalità. Eugenio sorrideva. No, più che altro, sì, non tanto per la rivalità quanto per il fatto che siamo retrocessi proprio a Pesaro. Sì, quest'anno. sì, ma io proprio a Pesaro, insomma, essendo cresciuto lì,
ho passato purtroppo uno degli anni più bui della mia carriera, quindi per me quella partita sarà importante e come ben sapete sia per il nostro coach e sia per Valerio Amoroso, che lo stesso ha avuto una parentesi poco felice come me, quindi per quanto sia cresciuto e tutto, però quella partita per noi avrà qualcosa in più, ecco, e quindi si sposa bene con, anche col fatto dei tifosi, con l'ambiente. Il 6 dicembre, giusto per non mettere pressione. Sì, ma anche a marzo. Anche a marzo, ovviamente, le date ci sono. Ecco. Eugenio ha segnato tutto, come tutti i tifosi. Tra l'altro possiamo anche ascoltare Coach Pancotto perché abbiamo l'intervista. Voi l'avete intervistato ieri accessissimamente parlando, noi vediamo come l'ha preso subito dopo la partita. Abbiamo reso possibile l'impossibile. E non nel primo tempo, tre quarti, perché più 15 alla fine del terzo quarto suona in questo modo. Per cui non, l'altra cosa che mi piace dire è che non cerchiamo scuse a questa partita. Voglio rimarcare invece alcuni aspetti. Prima cosa, bisogna entrare nella vittoria per l'inizio campionato. Bisogna strappare un biglietto per capire cosa serve. E questa sera a Sassari è successa la stessa cosa mentalmente. Non eravamo pronti a un recupero così violento, così immediato come quello di Trento. Di queste facciamo ammenda. Faccio ammenda io per primo, perché dico sempre che l'allenatore, l'uomo in questo caso, si deve mettere davanti a tutte le responsabilità. E questo è quello che è successo, sono stati peggio di più bravi di Penelope a disfare una tela che invece avevamo costruito in modo encomiabile sulla difesa, sull'attenzione dei particolari, sul grande equilibrio offensivo. Nell'ultimo periodo abbiamo subito aspettando e di questo dobbiamo fare ammenda, ne faccio io per primo ammenda, dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire con ancora più determinazione per colmare questo gap che in questo momento a questa squadra manca. E parliamo della trasferta di domenica a Cremona con Eugenio. Ti preoccupa questa trasferta? No, preoccupare no, certo è una trasferta difficile perché loro sono arrabbiati, anche se Marco Giulia ha detto che Caserta lo è ancora di più. Dico solo che Cremona per noi è una cartina al tornasole, perché l'anno scorso la stagione girò con Cremona e Pistoia in casa, negativamente. Andare a mettere una vittoria in trasferta al Palarati, non dico che è già decisiva, però mettere 4 punti su Cremona in questo momento non sarebbe male. Daniele, ti faccio vedere i quintetti, o almeno i probabili quintetti della partita di domenica. Mi dici chi ti preoccupa di più, ovviamente, di Cremona? Ma guarda, preoccupare nessuno. Diciamo, sono giocatori che conoscono tutto il campionato, tranne Sutherland, ecco. Cremona è una squadra costruita per far bene, ecco, anche per raggiungere i playoff. Gioca in casa, ha perso 2 finali di partita, quindi di rabbia ne hanno, però mi riallaccio. Come martedì noi eravamo già pronti per Cremona, e perché quella l'amarezza la vogliamo trasformare in qualcosa di positivo, ecco, domenica. Quindi sicuramente è una squadra difficile da affrontare, specialmente nel proprio campo, però io penso che se giochiamo come sappiamo giocare e se ci sarà poi Peyton pure a darci una mano, io penso che ci si possa giocare pure strappare 2 punti, ecco. Giuseppe, per togliere un po' di rabbia alla Vanole, chi toglieresti da questo quintetto? Beh, i sentimenti di Marco Cusin senza dubbio, perché ne ha più di quanti ne abbiamo noi, i nostri lunghi, lo sappiamo, sono un po' sottodimensionati da quel punto di vista. Non c'è Luca Vitali, quindi l'asse play pivot della nazionale non si formerà, però in futuro questo potrà sicuramente dare una mano alla squadra di Pancotto. E poi toglierei soprattutto il Stone Turner, che è uno che 20 punti nelle mani ce li ha. Li togli tutti, così è più facile. Sì, togliamo, 3 decimi almeno li togliamo, poi... Vediamo resto... allora, ma non ho Eugenio, prego. Di resto possono pure giocare, sì, piace vincere facile. Giuseppe vuole vincere facile, insieme invece vediamo i precedenti tra Cremona e Caserta, ricostruiti per noi da Armando Serpe. Domenica la Juve sarà di scena al Palarati di Cremona per la 9ª volta nella sua storia. Bilancio in perfetta parità con 4 vittorie bianconere a cominciare dal 63-76 della prima giornata in Lega 2 del 2007. 24 di Childress e Campani sempre avanti. Nei playoff il 23 maggio 79-73 con Diaz che mette a segno i liberi della sicurezza. Poi i lombardi arrivano in massima serie e dal 2009 cambia la musica.
Bowers segna la tripla del sorpasso e Jones stoppa Troy Bell per l'85-87 finale. Lavanoli inverte il trend il 4 gennaio 2010 imponendosi 72-63 con un quarto tempo da urlo. 18-4 griffato Milic e Sekulic con oltre 40 punti in due. Caserta travolta i rimbalzi e male dalla media e lunga distanza. Ancora ultimo quarto fatale l'anno successivo, 77-70 con Laiti, Milic e Roderick. Dall'altra parte non bastano i 15 di Smith e la differenza la fanno le bombe dei biancazzurri. 27 gennaio del 2013 un canestro di Akindele e una schiacciata sbagliata da Peric regalano a Caserta due punti. Finisce 73-74 con 20 di Ionusas e duelli vinti da 3 e sotto canestro. Pasta reggia cotta a puntino nel 2013 con un misero 1 su 19 da 6,75, malissimo ai liberi e Brooks che ne mette 23 giocando praticamente solo. Doppia doppia per Jason Rich e Vanoli che chiude 69-64. La passata stagione nuova sconfitta grazie alla doppia doppia di Clark e altri 4 oltre i 10 punti. Caserta superiore da 2, da 3 ai liberi ma schiacciata sotto le plance con 16 rimbalzi in meno e 19 palle perse. Insomma, Cremona è un campo trappola, la Juve è avvisata. E ringraziamo Armando Serpe e Eugenio. Che effetto... Armando, proprio precisi. Molto, molto preciso. Sorry. Che effetto ti ha fatto vedere Jermaine Jones in queste immagini? Che effetto mi fa ritornare al giugno del 2010, insomma, quindi... L'effetto non può essere che positivo. No, riflettevamo prima nel fuori onda che in effetti ogni volta che abbiamo vinto a Cremona poi qualcosa abbiamo conquistato. Salvezze, semifinali scudetto, promozioni, insomma qualcosa alla fine viene se vince a Cremona. Prima di vedere l'ultima schermata e poi ci salutiamo, ero curioso di sapere da Daniele che ricordo ha della Caserta dell'anno scorso. Ovviamente tu ci hai incontrato lì a Pistoia. Che squadra vi sembrava, insomma, dall'esterno? Ma guarda, io alla fine pensavo anche che si riuscisse a salvare, perché l'organico poi aveva trovato proprio la giusta alchimia, ognuno nel proprio posto, il proprio ruolo, Esposito fece insomma un mezzo miracolo. Chiaro che quando rincorri tutto l'anno e arrivi a giocarti la partita più importante dell'anno, sicuramente c'è il rischio che la vai a pagare, ecco, perché comunque sono stati fatti miracoli. Alla fine si è vinte l'anno scorso partite, Reggio Emilia, Sassari, cioè ha fatto cadere squadre con altri budget e con altri giocatori, e quindi a testimoniare che proprio si è trovato un equilibrio perfetto, ecco. Poi il fatto, appunto, ripeto, del rincorrere, però a me piaceva molto, ecco. Secondo me a livello di roster era superiore a Pesaro, per dirti. Però sai, giocarti noi. La finale a Pesaro, poi col pubblico che viene lì tutto a bordo campo, e non averla in casa, chiaro, è un'altra cosa. Poi volevo aggiungere anche che secondo me poteva essere pesato anche il fatto del punto di penalizzazione. Stiamo riaprendo delle ferite, però, ecco, che sono ancora troppo ancora. Quello non ne parliamo, dai. Colpa però. Mia che te l'ho chiesto. E adesso Pistoia ti sta piacendo con Esposito? Pistoia, Esposito è un guerriero, ecco. Io me lo ricordo quando ero piccolino che stavo a Pesaro, facevo qualche allenamento, l'ho avuto anche per qualche allenamento. Come giocatore lo conosciamo tutti, sta cercando di trasferire quella cazzima, ecco, per tornare al termine che avete usato voi prima. Ai giocatori, chiaramente Pistoia ha un budget ridotto rispetto all'anno scorso, però con un allenatore così, ecco, che vuole far bene il primo anno in Serie A, il secondo anno in Serie A, ecco, e soprattutto dopo quello che ha fatto vedere ma non è riuscito a completare, quest'anno è partito col piede giusto, chiaro, il campionato è lungo, però per ora sta facendo bene, ecco, e speriamo di far bene pure noi, anche meglio. Dobbiamo chiudere, Roberta, però a questo punto voglio sapere da Eugenio, visto che è Insino, insomma, è un nostro allenatore, che cosa sta combinando a Pistoia? Ti sì, piace? Insino. No, Insino sì, Insino quest'anno si gioca il futuro, perché in effetti l'anno scorso... O se l'hai giocato d'estate passando a Pistoia? Sì, no, ma scelta, in effetti insomma, lui poi là si è portato, ha contratto scelta. Una polizza assicurativa, esatto. Insomma, si è portato Antonutti che gli garantisce il tiro da fuori, il play che gli garantisce Romuro, che gli garantisce la gestione, quindi no, ma Insino come allenatore, come diceva giustamente Daniele prima, mette sul campo quella che è la sua natura, un po' come del resto Sandro Dell'Agnello.
Bene, ultima schermata, siamo in chiusura, il prossimo turno lo leggiamo insieme. Reggio Emilia Cantù gioca nell'anticipo delle 20:30 di sabato, poi domenica alle 12 Torino-Venezia, alle 18:15 giocano Trento-Pistoia, Bologna-Capodorlando, Varese-Pesaro e Cremona-Caserta. Sassari-Brindisi si gioca alle 20:30 e il giorno dopo alle 20:45 Avellino-Milano. Siamo in chiusura e saluto e ringrazio Roberta Bompane che è al mio fianco. Grazie ai nostri telespettatori che ci seguono con tanto affetto tutti i mercoledì. E l'immancabile e immarcabile Giuseppe Bernardo. Esagerato, grazie a voi due, soprattutto grazie agli amici da casa che ci scrivono costantemente. Abbiamo avuto un problema con la linea internet, quindi non abbiamo potuto leggere i messaggi. Stasera, settimana prossima, sarete sui nostri protagonisti, la risolviamo prossimamente. Grazie ad Eugenio Simioli. Grazie a voi per avermi invitato. Ci tornerai a trovare. Grazie a Daniele Cinciarini, guardia della Juve Caserta. In bocca al lupo per domenica. Crepi. Ringraziamo tutto il nostro staff, i nostri tecnici sempre disponibili e attenti. Ci rivediamo mercoledì prossimo alle 21, ovviamente domenica la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Teleprima, confidando negli addetti ai lavori di Cremona. Sarà Marizziamo così. Arrivederci.